Ciao a tutti, tipi di mamme e condizionamento generato sui figli adulti. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, il tipo di mamma, diciamo il comportamento che ha la mamma, va a condizionare il comportamento del figlio adulto, ha delle ripercussioni significative perché è il primo imprinting vitale. La mamma, diciamo che è la persona con la quale il bambino è più in contatto e quindi genera ovviamente maggiori condizionamenti. Quali sono i tipi di mamme e come condizionano? Beh, ad esempio troviamo la madre totale. La madre totale fino, diciamo, a pochi anni fa erano donne che identificavano la loro realizzazione con il figlio nel diventare madre. Anche attualmente ci sono delle madri totali che magari mantengono la stessa autonomia, però vogliono entrare completamente, totalmente nella vita del figlio. Generano, diciamo, insomma, vogliono essere un po' madri piovra, vogliono sapere tutto, quello che fa il figlio, quello che non fa, cosa combina, cosa non combina. È ovvio che questo ha delle ripercussioni, diciamo, non indifferenti sulla vita del figlio, genererà degli adulti insicuri. Poi abbiamo la madre negativa. La madre negativa è quella che invece vede la vita come negativa, la vita come sacrificio, la vita come inferno, la vita sempre negativa. E questa negatività si trasferirà sul figlio, è inevitabile, non è possibile che accada diversamente. Si trasferirà sul figlio e il figlio tenderà a diventare una persona non in grado di gestire, diciamo, al meglio la sua vita. Quindi un figlio sempre pauroso, sempre timoroso che le cose possano andare male, poi sempre pessimista, genererà dei figli totalmente pessimisti. Poi abbiamo, diciamo, la madre vittimista, quella che vuole sempre fare la vittima. In questo caso, verrà vista, diciamo, dal figlio come una povera sventurata, diciamo, incapace di badare a se stessa. Però questo genererà molto coinvolgimento, questo genererà molto attaccamento e questo attaccamento che manifesterà si svilupperà in diverse modalità. Da adulto sarà una persona che si innamorerà, si coinvolgerà su persone, uomini o donne, difficoltose, sempre che non sanno, diciamo, badare a se stessi, insomma. E poi abbiamo la madre assente che produce, diciamo, la madre assente che produce dei figli che si agganceranno su persone assenti, che faranno vivere un vissuto, diciamo, di tipo desiderio senza possedere, cioè si innamoreranno di chi si fa desiderare e non si fa possedere. Poi abbiamo anche la madre narcisista, che è qua a seconda del tipo di comportamento genererà o figli narcisisti alla loro volta o anche figli codipendenti che si agganceranno sui narcisisti. Il verso e l'inverso in questo caso si può manifestare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale. Iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao.